E passo la parola a questo punto a Francesca Conti e vediamo se questo terzo punto di vista, diciamo, completa un po' la panoramica. Non so se avremo anche qualche elemento che poi riguarda anche la famiglia, visto anche il lavoro di ricerca condotto da Francesca, e credo che con questo avremo poi un quadro e proveremo a tirare un po' di conclusioni. Passo la parola a Francesca Conti. Grazie. Certamente sì, il nostro è un punto di vista terzo. Noi portiamo appunto, parlando anche con, appunto, mi ricordo facciamo una riunione, ora scusate, prima di iniziare, ma volevo raccontare questa cosa. Comitato Consultivo Giovani Online, Save the Children, il MIUR, insomma varie, un paio di anni fa e appunto si parlava, ma non era la prima volta, insomma, sono anni se ne parla della formazione dei docenti alle nuove tecnologie. E appunto dicevamo, sia io che altre persone, va bene, ok, però in mezzo, perché sarà lunga arrivare, perché insomma vediamo che ancora ci sono molte persone sensibilizzate, molte persone formate, ma prima di arrivare a formare tutti i docenti appunto sulle nuove tecnologie ci possono essere anche degli step intermedi. Per esempio, noi abbiamo quel che facciamo è aver formato degli educatori che vanno nelle scuole e che affiancano gli insegnanti. E abbiamo anche formato insegnanti a diventare formatori degli altri insegnanti e dei ragazzi. Quindi diciamo un quadro, siamo molto flessibili da questo punto di vista. Qui appunto anche io iniziavo dalle competenze, ma direi che possiamo andare avanti, visto che i tempi sono così. Quindi ecco, a proposito dell'Opening Up Education, proprio in occasione della conferenza stampa, la Vassiliou, che è la commissaria dell'Unione Europea all'educazione, appunto diceva: non è sufficiente capire come utilizzare un'applicazione o un programma, abbiamo bisogno di giovani che siano in grado di creare i propri programmi. Quindi il tema, senza dubbio, della creatività. Queste erano le vecchie, appunto, raccomandazioni, gli ambiti di competenza a cui dovevano arrivare gli studenti per la Commissione Europea Occupazione e Affari Sociali, erano appunto la predominanza della rete e delle risorse multimediali, la reale utilizzazione delle TIC o ICT come per l'apprendimento e l'acquisizione di nuove competenze e l'acquisizione di competenze come capacità di lavorare in gruppo, creatività, multidisciplinarietà, capacità di adattamento alle innovazioni, comunicazione interculturale e problem solving, tutti i punti che insomma oggi sono stati toccati. Nella nostra esperienza, diciamo, quelle che sono le competenze che cerchiamo di far raggiungere ai ragazzi, ma anche all'insegnante dei nostri corsi, quando appunto lavoriamo insieme agli insegnanti, perché loro formino i ragazzi ad arrivare appunto a questo punto, sono l'utilizzo delle nuove tecnologie, che sia critico, consapevole e responsabile, l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'apprendimento, anche se anche qua ci sono, noi appunto stiamo cercando di capire se davvero le nuove tecnologie aiutano il processo di apprendimento o no. La capacità di creare contenuti originali e di qualità, la capacità di riconoscere l'affidabilità delle fonti e un punto che ci interessa molto, le nuove tecnologie come strumento di cittadinanza, quindi l'accesso all'informazione e il diritto all'espressione, come le due facce della stessa medaglia. Il progetto, molto brevemente, per chi non lo conoscesse, nasce per diffondere l'uso sicuro di Internet. Il target sono bambini di scuole elementari e scuole medie, le loro famiglie e gli insegnanti. Realizziamo due cose. Da una parte gli interventi educativi nelle scuole, i percorsi educativi nelle scuole, dall'altra abbiamo appunto un sito web che in questo momento è in totale ripensamento e riprogettazione, dove appunto sul quale i ragazzi, i bambini scrivono, lavorano, fanno i compiti, questo a seconda anche del percorso che decide di fare l'insegnante. Abbiamo fatto appunto anche corsi per genitori e insegnanti. E
Prima appunto si parlava dei corsi per i genitori, questi genitori che alle 9 di sera riempivano questa sala, noi eravamo molto invidiosi perché abbiamo sempre avuto grosse difficoltà, era un po', diciamo, la famiglia è sempre stato un po' l'anello debole di questo, tra ragazzi, insegnanti, la famiglia, coinvolgere le famiglie è sempre stato un po' il punto più difficile per noi, nonostante il progetto a loro piacesse, nonostante siano sempre stati coinvolti, però ecco, riuscire a formarli per portarli, insomma, comprendere anche quello che i ragazzi possono fare, le potenzialità delle nuove tecnologie, è stato per noi sempre molto difficile. Quindi appunto la media education, che diciamo come appunto pratica per dare ai bambini padronanza di internet, la comprensione dei pericoli della rete, l'utilizzo consapevole, lo sviluppo delle capacità critiche, ma questo l'abbiamo già detto, e quello che ci interessa molto è far diventare i ragazzi produttori di contenuti destinati ai coetanei, quindi anche uno scambio, non soltanto quello che delle volte diventano per esempio i social network, cioè il mettersi in mostra e raccontare se stessi, ma anche l'ascolto, il confronto. Questo è un elemento che per noi è molto importante. Chiaramente il web come spazio pubblico, quindi dove tutto quello che viene fatto resta indelebile, a tutela della privacy, sia verso i coetanei sia per il futuro. E il web, ecco, come strumento di partecipazione, proprio per passare dalla cittadinanza digitale poi alla cittadinanza vera e propria, insomma. In qualche modo, come si diceva qualche anno fa, l'educazione ai media come nuova educazione civica, in qualche modo. Qui qualche foto dai laboratori. E, ecco, i nostri interventi sono su tante tematiche, perché vengono concordati, si lavora veramente a stretto contatto con gli insegnanti e anche con i dirigenti, e si sceglie poi la tematica sulla quale lavorare con le nuove tecnologie. Promozione alla lettura, giornalismo partecipativo, conoscenza del patrimonio storico, promozione del territorio e così via. La ricerca che abbiamo fatto, la ricerca triennale, è cominciata quest'anno, siamo al primo anno. Appunto, l'idea era appunto indagare, sì, promossa anche insieme a noi dal Corecom della Toscana, indagare in che misura i nuovi device della comunicazione sono presenti nei contesti di vita delle famiglie e utilizzati nelle relazioni familiari e sociali e nei processi di apprendimento. Quindi l'idea appunto della scuola e la media education per lo sviluppo di competenze e dell'apprendimento. Allora, siamo partiti da un piccolo campione, perché noi abbiamo 22 classi sulle quali stiamo sperimentando l'introduzione della media education dalla prima elementare fino alla quinta. Adesso sono in quarta, l'anno scorso quando abbiamo incominciato la ricerca erano in terza, quindi questo è il target, sono 6 classi che partecipano al progetto, 6 classi di controllo ovviamente, e abbiamo coinvolto anche le famiglie e gli insegnanti in questo percorso. Chiaramente qual è l'oggetto della ricerca? Riuscire a capire se questo nostro progetto sta producendo i risultati sperati. Abbiamo sottoposto sia ai ragazzi che alle famiglie due differenti questionari. Abbiamo fatto, ed è stato un momento molto importante, la restituzione partecipata con i ragazzi, che ci hanno dato anche, cioè, hanno avuto momenti, sono riusciti loro a farci capire delle differenze, per esempio, tra risposte loro e quelle dei genitori, che, di fronte alle quali noi eravamo rimasti anche, no, un pochino stupiti, come per esempio quella relativa al possesso di cellulare, dove appunto c'era una, ora qua non l'ho messo, perché però diciamo che un 80% dei bambini diceva di possederlo, o comunque di poter utilizzare un cellulare che c'era in casa, mentre la stessa cifra dei genitori diceva assolutamente che i loro figli non lo possedevano. Allora noi siamo andati in casa con queste belle torte e le abbiamo fatte vedere ai ragazzi, abbiamo detto: ma secondo voi perché? E alcune risposte sono state illuminanti, per esempio la bambina di Pisa che ci ha detto: beh, perché alcuni bambini non hanno il cellulare ma dicono di averlo perché, come dire, significa far parte di quella comunità che lo possiede. Chi ha detto: beh, ma io
Io ci gioco col cellulare, mentre per il genitore l'utilizzo del cellulare è solo la telefonata, nonostante tutto. Cioè, quando noi chiediamo a un genitore se un bambino utilizza il cellulare, loro pensano subito che quello strumento venga utilizzato per telefonare, mentre invece per i bambini l'utilizzo dello smartphone o di un cellulare è per il gioco, per fare fotografie, per fare video, quindi proprio una differenza di approccio a quello strumento. Qui si entra un po' nel discorso, allora, perché una delle, se non mi sbaglio, si parlava appunto della, come dire, come si fa a comprendere la differenza tra la familiarità con le tecnologie e le competenze. Qui siamo nel campo della familiarità. La familiarità è alta, cioè praticamente quasi tutti i bambini, quasi tutte le famiglie possiedono computer, possiedono quasi, le cifre sono più o meno le stesse della televisione, possiedono telefoni cellulari. Molti la console videogiochi e via dicendo. In camera possono tenere sia TV che computer con connessione e la console videogiochi, che è uno degli elementi fondamentali per i bambini, e anche il telefono cellulare. E qui, cioè, tutti i giorni, praticamente la metà dei bambini, tutti i giorni utilizza il computer, sta al computer e utilizza il cellulare in qualche modo. Poco più di un terzo gioca con i videogiochi. Quindi oramai è entrato nella quotidianità di questi ragazzi. Quello che realizzano, qui però andiamo avanti, ecco... per quale attività? Questo per dire appunto che da quel che noi abbiamo appunto abbiamo visto, sia i bambini che fanno media education sia quelli che non la fanno, comunque l'utilizzo principale che fanno delle nuove tecnologie è quello ludico, fondamentalmente. Ludico e comunque diciamo videogiochi che non danno particolari competenze, no? Dai giochi sparatutto a cose, quindi seguono poi appunto scaricare foto e video, quindi non produrle ma vedere cose fatte da altri, guardare film e così via. Soltanto molto, molto più in basso troviamo appunto la produzione dei contenuti. Ma, come dire, forse perché noi questi questionari li abbiamo proposti mentre eravamo in classe, forse era quello, forse era il contesto, la maggior parte dei bambini ci ha risposto che comunque il computer e internet li aiutano a studiare meglio. e avere migliori risultati, a sentirsi... Alcuni anche a sentirsi meno soli, quindi diciamo come strumento di in qualche maniera di comunicazione. Qua si cominciano appunto a distinguere chi fa media education da chi non la fa. Abbiamo chiesto chi è che gli ha insegnato a creare questi contenuti che loro creano. Ovviamente più di tutti i genitori, anche se alcuni ci hanno detto che sono anche loro che insegnano a fare, sono loro che insegnano ai genitori. E ovviamente, vabbè, l'educatore di troll chiaramente soltanto per i ragazzi che fanno troll. E però vediamo che comincia a esserci una differenza anche con l'insegnante, cioè anche a scuola, comunque anche l'insegnante è riconosciuto come un capace di insegnare, no, a creare contenuti in qualche modo tecnologici. Anche qui abbiamo delle piccole differenze sull'utilizzo nella scuola, che è quasi inesistente per i ragazzi che non fanno media education, mentre per quelli che la fanno viene appunto il computer viene utilizzato a scuola. E c'è anche una maggior, diciamo, forse una maggior consapevolezza di saperlo usare bene uno strumento. Anche se anche qua c'era molto questo voler raggiungere una sorta di status, no? Io le nuove tecnologie computer lo so usare benissimo, no? Quindi devo dire, ecco, che una cosa che abbiamo notato è che forse abbiamo creato dei bambini un pochino più guardinghi rispetto alle informazioni che trovano su internet,
perché appunto qua si cominciano a notare le differenze, insomma c'è questa media che dice sì, ci si può affidare abbastanza, ma ci sono le differenze su ci si può affidare molto e il poco. Quindi qua forse diciamo l'utilizzo consapevole e critico siamo riusciti in qualche maniera a portarlo avanti con questo lavoro. E anche questo appunto, il fatto che si comincia a utilizzare anche il computer come appunto scrivere sul computer, fare i compiti al computer, tanto che tante delle nostre maestre utilizzano il portale proprio per far fare i compiti ai bambini, perché trovano che siano molto più attenti a non commettere errori, perché sanno che quello che scrivono lì viene visto da tutti, quindi in qualche maniera una consapevolezza anche qua. E qua quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che i ragazzi scrivono, quindi creano contenuti, raccontano e via dicendo, ma al secondo posto tra le attività fatte appunto con questo progetto sul portale c'è il leggere i contributi degli altri bambini, quindi anche un ascolto. Sì, perfetto. Ecco, questo è quello che si diceva prima, appunto, che il fatto che i ragazzi abbiano familiarità non vuol dire che abbiano comunque reali competenze. E chiaramente questo è il gap nel quale si devono inserire. Al momento fanno molto le famiglie, perché insomma anche da varie ricerche che appunto che ho visto, spesso è la famiglia a supplire, no, a questo gap. Per noi è assolutamente il ruolo della scuola questo, perché appunto la scuola può a questo punto colmare quel gap, perché quel digital divide forse è più un divario di cittadinanza che un vero e proprio divario tecnologico, però è la scuola che veramente lo può fare. E quelle che sono le nostre, in qualche modo le nostre indicazioni è appunto, per noi è molto importante sia l'educazione con i media, quello appunto, ma anche l'educazione media, che perché insomma è bene sapere con quali strumenti si ha a che fare e con quale tipo di comunicazione si ha a che fare. Sicuramente la trasversalità della media education rispetto alle materie scolastiche e l'introduzione, diciamo le tecnologie a scuola funzionano, per noi hanno sempre funzionato meglio, con un coinvolgimento degli insegnanti, cioè il programmare le attività insieme ha portato dei risultati per noi ottimi, delle collaborazioni che stanno durando negli anni. E noi appunto con le 22 classi con cui facciamo questo progetto che si chiama Piccole Storie, ogni anno ci incontriamo con le insegnanti per valutare quello che è successo, quello il lavoro fatto e per programmare quello che verrà fatto. E questo chiaramente è per noi la situazione ottimale. Quindi ecco quello che vi dice, l'ultimo punto è quello che appunto vi dicevo. Niente. Spero di essere stata. Allora, grazie a Francesca Conti.